Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Ti presento Cane. Oggi siamo qui con Nicolò Dal Monte. Ciao Nicolò. Ciao Davide. E vi parleremo un pochino di quello che sarà il tema del webinar del 6 maggio, ovvero il Discdog. In questo caso parleremo di figure, della costruzione di una routine e dell'eventuale debutto in gara. Questo perché abbiamo già tenuto lo scorso anno, sempre con Nicolò, un webinar maggiormente introduttivo al Discdog, quindi in questa, diciamo, edizione 2.0 ovviamente entriamo un pochino più nel pratico, ovviamente limitatamente a quanto ci consentirà il mezzo webinar. Nicolò, intanto presentati, dici qualcosina di te, chi sei, che fai, qual è la tua esperienza, soprattutto ovviamente nell'ambito di Discdog. Ciao Davide, allora io sono un istruttore cinofilo, ho fatto un corso dedicato al Discdog perché con il cane che ho adottato in canile ho scoperto questa disciplina, per caso in realtà, all'inizio per caso, perché ero in canile che stavo passando del tempo con lui e una volta mi è venuto in mente di provare a questa disciplina a lanciargli un frisbee. Lui era molto motivato su questo nuovo oggetto e su questo nuovo gioco e io ero molto interessato a scoprire qualcosa in più della disciplina. Mi sono divertito tantissimo, allora ho iniziato ad allenarmi con lui, a fare un po' di allenamenti, a scoprire un po' la disciplina, tanto da voler imparare quel qualcosa in più, e quindi ho affrontato tutta la parte inerente al corso istruttori. La parte del corso istruttori e la volontà di diventare un istruttore di Discdog non è nata perché volevo per forza eccellere con il soggetto che avevo adottato dal canile, anche perché comunque quando l'ho adottato aveva già 5 anni e andava verso i 6. Era quella di divertirmi al meglio col mio cane e soprattutto quella di costruire nel tempo una piccola squadretta da portare in gara. Una volta che appunto ho finito questo corso istruttorio, ho continuato gli allenamenti con il mio cane, ho continuato ad allenarmi, a conoscere persone, tanto che a un certo punto ho iniziato a creare appunto questo piccolo gruppo di ragazzi che porto in gara. Adesso attualmente abbiamo finito le gare dello scorso campionato con anche dei buoni risultati in categoria novice e niente, dopodiché abbiamo affrontato, dopo che abbiamo finito le gare, adesso ci stiamo prendendo il nostro momento per allenarci e per migliorare tutti quegli aspetti che l'anno scorso in gara non ci sono piaciuti e per affrontare ed aspettare per la prossima stagione. Quindi diciamo che sei partito praticamente più perché è stato il cane a farti scoprire il Discdog piuttosto che essere, cioè dire, proviamo a vedere se va bene nella disciplina. E chiaramente, come abbiamo anche accennato nel primo webinar, tutta la parte di quelle che sono le attrezzature e comunque l'approccio per la disciplina in generale non verrà ritrattato in questo webinar, qualcosina magari andremo a riassumere, ma come detto in questo caso parliamo più del il mio scopo è debuttare in gara, cosa devo fare prima, quindi non è devo cominciare i dischi, cosa devo fare. Quello lo trovate nel webinar di introduzione al Discdog, di cui tra l'altro vi lasciamo il link in descrizione per il replay qualora voleste acquistarlo, anche magari appunto per dire ok, guardo prima quello, se poi Nicolò vedo che è bravo come relatore e mi piace, allora partecipa anche a questo. In questo andremo più nel pratico, quindi vedremo proprio le figure, la sicurezza, soprattutto nell'allenamento, anche perché come abbiamo detto questo è un tema che inevitabilmente ritornerà. Il disc ha un po' la brutta e anche erronea fama di disciplina spaccacani, c'è sempre un po' questa cosa, sicuramente qualcuno ti dirà, ah, ma come fai disc, sei pazzo, ti distruggi il cane, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente sì. Allora, vediamo e vedremo tutta quella che è la preparazione del cane, quindi un po' la preparazione atletica, tutti degli esercizi funzionali a migliorare la parte prestante del cane, la parte atletica, la parte di muscolatura e quindi di struttura corporea del cane, cioè proprio una preparazione atletica dietro. Andiamo a vedere tutti quelli che sono gli esercizi propedeutici alla costruzione di una routine e alla costruzione di una figura determinata, di una determinata figura all'interno del mondo del Discdog. Ci sono vari step da affrontare per far sì che il cane abbia le competenze necessarie e sappia perfettamente dove mettere la zampa, come appoggiarla, quanto spingersi o come non spingersi. Tutto perché? Perché più stiamo attenti a questo dettaglio e a questi dettagli, e più non abbiamo fretta nel creare competenza al cane, più sarà un gioco sicuro e di conseguenza divertente. Che ovviamente poi insomma quello a cui si deve guardare principalmente quando si sta nella disciplina. Ovviamente sì, esatto. Dando poi
per assunto e spiegando appunto come lavorare correttamente per ridurre il rischio. È chiaro che il rischio zero non esiste, perché poi l'imprevisto, la sfortuna, quello che sia, possono capitare, ma possono capitare pure mentre passeggi nei campi quelli, quindi non è che il rischio zero esista da qualche parte. Vedremo come effettivamente appunto per costruire la routine e quindi anche migliorarla, quindi come migliorare la fluidità e anche poi come gestire il campo di gara, perché poi immagino, correggimi se sbaglio, che una delle difficoltà che affrontano un po' tutti ovviamente è il passaggio dall'allenamento alla gara, quindi magari campo più grande, più piccolo, superficie diversa, comunque non quello dove ci si allena abitualmente, pubblico a cui non si è abituati, altri cani, insomma tutte quelle situazioni dove poi per carità la preparazione magari teorica non ti basta, perché poi l'impatto anche solo emotivo, pratico, non possiamo allenarlo e neanche ripeterlo tramite il webinar, però già sapere un pochino quali sono i problemi maggiori, più comuni, più frequenti, può aiutare a prepararsi un pochino meglio a affrontarli. Assolutamente, sì, diciamo che allora la gestione della routine, la costruzione di una routine di dog non è una cosa così veloce e rapida come si può pensare. Diciamo che già è una cosa che entra molto nel dettaglio di costruire le singole figure e i singoli blocchi, dopodiché unire tutti i blocchi della routine diventa veramente complicato, però è una cosa estremamente divertente nel momento in cui ci piace fare questa disciplina. Il bello di una routine di freestyle è proprio che non è una cosa fissa. Sicuramente c'è una base, però dall'altra parte si chiama freestyle proprio perché uno può improvvisare o possiamo cambiare semplicemente qualche blocco perché ci piace di più o perché un'altra figura è un po' più giusta all'interno di quel passaggio, in quella routine, in modo da farla diventare un po' più fluida. Sicuramente l'allenamento deve essere propedeutico anche all'ambiente gara, perché nel limite del possibile bisognerebbe riuscire a ricreare tutte le tempistiche di routine per poi dopo, e quindi il tempo di una gara, prendendo appunto la tua musica che usi all'interno della tua routine, prendendola e utilizzandola anche in allenamento, proprio per prendere i tempi e prendere il ritmo gara. Sicuramente non possiamo ricreare tutta quella che è l'emozione all'interno di una gara vera, però sicuramente possiamo riuscire a guardare qualche aspetto per arrivare in gara un po' più preparati. Dopodiché c'è tutta la parte di emozioni, che quella è la parte bella dell'ambiente gara. Una cosa che ho giustamente detto è che preparare la routine è più lungo di quanto ci si aspetti, io avendo mia moglie che fa dog dance e che le insegna, posso dire che la cosa che capita sempre, capita sia lei nelle prime 30 parate, sia poi a chi viene a preparare la disciplina, è quanto sia difficile riempire quei minuto e mezzo, due minuti, no? Che a dirlo così dice vabbè, ma metto quattro cosine, alla fine passa la fretta, invece quando poi devi metterci tutto quanto, d'accordo, si sembra durare mezz'ora. Immagino che anche nel disco sia la stessa cosa, ho cacciato il bancone, sono ancora qua, ma ancora così tanto a finire la musica. Sì, esatto, a volte la fretta o la volontà di aggiungere più cose possibili ti porta poi anche magari a perdere alcuni dettagli e a lavorare un po' in maniera superficiale. Il concetto è proprio invece l'inverso, cercare di lavorare nella maniera più pulita e precisa possibile ogni singolo blocco per poi arrivare in gara pronti per affrontarli ed essere ben consapevoli sia noi che siamo la parte umana del team, sia il cane, perché è tanto allenato su tutti i passaggi, su tutti i blocchi, e il suo lavoro in ogni figura è pulito e consapevole, in modo da rendere tutta la routine il più fluida possibile, perché se siete tanto allenati è normale che si renderà più fluida, dall'altra parte con successo e anche sicura. Chiaramente accenneremo, non ne parleremo a fondo, anche perché diventerebbe poi troppo lungo il webinar, diciamo, anche dell'aspetto proprio regolamentare, quindi proprio come funziona una gara, perché chiaramente per andare in gara bisogna sapere come funziona, però faremo qualche accenno, anche perché poi chiaramente regolamenti eccetera si trovano anche di fuori del webinar. Ovviamente, come detto, daremo anche in base all'esperienza di Nicolò e della sua squadra un po' di consigli, a dire che okay, il regolamento dice questo, ma sappi che poi si traduce in questo in pratica, perché spesso dice ok, sì, ho letto tutto, sono preparatissimo in teoria, poi no, questa cosa non me l'aspettavo, quindi anche insomma un po' di gestione di impreviste nei limiti del possibile la tratteremo. A livello di target del webinar, quindi come potenziale pubblico,
come abbiamo detto, non è magari adatto a chi proprio non ha idea di cosa sia disco, comunque non l'ha mai minimamente praticato, perché in quel caso ha più senso un webinar introduttivo. È un webinar, correggimi se sbaglio, adatto a chi non ha già fatto 850 gare, che allora magari non sentirebbe niente di nuovo, ma chi si avvicina al debutto, comunque ha fatto le prime gare e vuole magari sentire una tipologia di lavoro un po' diversa, perché poi, come sempre, ovviamente non tutti lavorano uguale, altrimenti saremmo tutti fatti con lo stampino e il robottino in questo campo. Per fortuna no, non è così, ognuno ci mette del suo, quindi anche dire ok, allora preparano così mentre noi facciamo cosa, anche magari un pochino poi di scambio di opinioni e esperienze è benvenuto, come sempre lo diciamo nei nostri webinar, è assolutamente gradito e benvenuto a confronto, però appunto è, diciamo, un webinar pensato un pochino più sul pratico, ovviamente tra virgolette, perché i limiti del webinar ci sono, ma useremo anche qualche video per mostrare qualcosina, però appunto è un webinar per chi ha già qualche infarinatura quantomeno sulla disciplina, ecco, non senza andare ovviamente a cercare chi già è esperto, però il principiante però già avviato è, direi, il target ideale per questa serata. Sì, assolutamente sì, direi che il principiante, il novice, che magari già ha sentito questa terminologia, che vuole vedere, vuole sentire un'esperienza diversa, o magari sentire come viene costruita una figura, perché anche lì non siamo tutti fatti uguali e magari c'è l'utilizzo di uno strumento piuttosto che di un altro, come viene lavorata la motivazione del cane, la pulizia di un determinato esercizio, o come magari viene impostata una determinata cosa, e quindi vuole approfondire quella che è il suo bagaglio tecnico e magari confrontarsi su quelle che sono le nostre esperienze. Vi lasciamo come sempre in descrizione il link dove trovate la descrizione, il programma e il modulo per iscrivervi. Vi ricordo che da quest'anno nella mail di conferma, qualora ovviamente decidiate di partecipare, vi arriva anche il link a un piccolo sondaggio dove potete già prima del webinar inserire qualche informazione, quindi dirci intanto se volete, ovviamente chi siete, che fate, qual è la vostra esperienza, in questo caso ovviamente relativa a disco. Perché vi iscrivete al webinar? Quindi appunto ho già fatto tante gare ma non sono andate bene, voglio capire se c'è qualcosa che sbaglio e che invece magari Nicolò mi riesce a spiegare bene a trovare il difetto, e potete anche già dirci qualche tematica, qualche argomento che vi interessa particolarmente vedere trattato. Chiaramente questo compatibilmente con i tempi del webinar e con il tempo anche per preparare il materiale. Credo che se nei 5 minuti prima della diretta ci mandate la risposta non riusciamo, ma per chi si iscrive con un po' di anticipo, magari questa figura non riesco mai a farla e vorrei che fosse approfondita, lo possiamo fare, specialmente ovviamente se più persone chiedono la stessa cosa. Io direi che insomma abbiamo anticipato un pochino, chiaramente tutto poi il succo sarà all'interno del webinar, se lo diciamo già adesso era poi inutile fare la diretta, il tema ovviamente appunto è abbastanza chiaro, quindi ringrazio Nicolò e appuntamento per tutti gli interessati il 6 maggio alle ore 21. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie.